Il Consiglio regionale della Toscana ha premiato il Centro Subalto Tirreno di Massa con una targa, riconoscendo non solo il suo eccezionale impegno tecnico e sportivo, che ha portato il team a vincere per 3 anni consecutivi il titolo italiano di fotografia subacquea, ma anche i suoi oltre 40 anni di attività sociale ed educativa sul territorio. A consegnare il riconoscimento nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, accompagnato dai consiglieri Vincenzo Ceccarelli e Giacomo Bugliani e dai sindaci di Massa e La Strassigna. Un mondo unico, un punto di vista differente. Ho voluto davvero questo riconoscimento perché, insomma, essere per 3 anni di fila, 2022, 2023, 2024, campioni italiani dà il segno di un impegno, di un lavoro, di una profondità nell'allenamento, di una capacità di saper leggere prima quello che accade. Insomma, ho voluto ringraziare davvero tutti i presenti perché è un modo per portare in alto il nome della Toscana, attraverso delle immagini uniche che avremo modo di apprezzare tutti in una bellissima mostra che faremo il prossimo anno in Consiglio regionale. Il Centro Subalto Tirreno di Massa è una realtà importante non soltanto per le attività e i risultati che ottiene in campo sportivo, ma anche nel sociale, con tante iniziative dedicate ai bambini e apprezzate da tutta la comunità. Una realtà che viene riconosciuta non solo per i grandi successi nella fotografia subacquea, ma anche per l'alto valore culturale e la funzionalità didattica che svolge nel territorio toscano. È una storia che parte da molto lontano, nel senso che il Centro Subalto Tirreno esiste da oltre una quarantina d'anni e abbiamo creato un po' una scuola, voglio dire, sì, che ora qui stiamo festeggiando gli ultimi 3 anni, ma voglio dire, ma in seguito sono stati collezionati tutta una serie di titoli molto, molto importanti, sia nell'individuale che nel societario, sì, che è una grande società, io sono orgoglioso di rappresentarla. I fotografi subacquei Francesco Visentini e Stefano Cerbai, pluricampioni italiani, hanno concluso la cerimonia mostrando alcuni degli scatti che li hanno portati a vincere i titoli nazionali dal 2022 al 2024, scatti che entreranno a far parte di una mostra in Consiglio regionale il prossimo anno. Bisogna essere bravi fotografi e bravi subacquei per poter unire le due cose. Il bravo subacqueo senza un background fotografico non è in grado di fare le foto, come un bravo fotografo senza un'esperienza da subacqueo non è in grado di fotografare. Bisogna unire le due cose. Se si ha una buona base, l'apprendimento è veloce, altrimenti si fatica un pochino. È nata da quando ero piccolo, mi piaceva il mare, quando andavo in vacanza con i nonni, stavo più nell'acqua che sulla spiaggia e poi da lì ho cercato di portare delle passioni che avevo per il mare con la fotografia insieme, quindi sono arrivato a questo punto.